sono reali prospettive future per questi lavoratori? Beh, noi non rinunciamo a questo punto, perché consideriamo un fatto sbagliato per il paese che si chiudano le aziende che fanno autobus. Non può l'Italia non avere aziende capaci di fare autobus, e siccome ci sono, secondo noi è necessario fare in modo che sia Irisbus sia Breda e Narini Bus trovino una soluzione, ed è per questo il governo si è impegnato nei giorni scorsi, il ministro, a convocare un tavolo proprio su Irisbus, e noi pensiamo che questa discussione vada fatta fino in fondo, deve ricoinvolgere anche Fiat e deve mettere in campo un piano per il trasporto che sia in grado di qualificare e di utilizzare queste capacità e queste competenze. Del resto oggi siamo all'assurdo che nel nostro paese si pagano le multe perché abbiamo autobus vecchi che inquinano, e siamo di fronte al fatto che dove si cominciano a comprare autobus vengono comprati all'estero. In questo c'è anche una contraddizione evidente, perché gli autobus che vengono venduti dalla Fiat in Italia sono prodotti in Francia, quindi non in paesi dove c'è un costo del lavoro più basso, dove qualcuno può raccontare che c'è un sistema diverso. E quindi noi a quest'idea non abbiamo rinunciato. Pensiamo che sia necessario che su questo punto si apra una discussione, ci sia un impegno diretto anche del governo. Senta, segretario, normali e qualificate relazioni industriali, lei ha scritto ai vertici Fiat, che cosa si attende dopo Pomigliano? Io mi attendo un atto di saggezza, la Corte Costituzionale ha parlato, non è che ha parlato a vanvera, dice una cosa precisa e dice che nel nostro paese va rispettata la Costituzione, che c'è un atto non costituzionale nell'aver scelto di escludere un sindacato, i suoi iscritti e i suoi lavoratori. Di fronte a questo atto noi pensiamo che se vanno ripristinate queste regole, su questa base bisogna riaprire un confronto sindacale serio, normale, come avviene in tutte le altre imprese d'Italia, tanto più per i problemi molto gravi che la Fiat sta vivendo, perché siamo in presenza di cassa integrazione, di rischio di chiusura di stabilimenti. Io credo che un paese come l'Italia non può permettersi di perdere le attività industriali per produrre auto, camion, autobus, trattori, ed è importante allora che si riapra questo confronto. A questo punto la scelta spetta alla Fiat, io mi auguro che prevalga la saggezza di fronte a un pronunciamento come quello della Corte Costituzionale, che credo parla tutto il paese e dice con chiarezza che la strada da seguire è la strada di un rispetto delle relazioni sindacali. Noi diciamo con chiarezza, naturalmente, che se si ripristina questa condizione per noi decade qualsiasi iniziativa giudiziaria che abbiamo messo in campo, perché l'obiettivo era fare rispettare la Costituzione e i diritti di chi lavora. Resta aperto il confronto con le altre organizzazioni sindacali? Io credo che anche le altre organizzazioni sindacali dovrebbero valutare molto positivamente il pronunciamento della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale non ha difeso un'organizzazione sindacale, ha ribadito che c'è una libertà sindacale e che qualsiasi organizzazione sindacale non può essere esclusa semplicemente perché non firma quando è rappresentativa. Quindi da questo punto di vista credo che sarebbe importante che anche le altre organizzazioni sindacali, assumendo il pronunciamento della Corte Costituzionale, difendano la libertà sindacale. Non stanno difendendo la libertà sindacale di qualcun altro, difendono la libertà sindacale anche loro, di tutti i lavoratori, di tutti i sindacati. E su questa base io penso che sarebbe utile anche riaffermare una questione, cioè noi siamo perché le rappresentanze sindacali vengano elette da tutti i lavoratori. Quindi noi non abbiamo nessun problema, non solo a rientrare perché ne abbiamo diritto nominando i nostri delegati, ma se necessario anche tornare a una rielezione generalizzata di tutti i delegati in tutto il gruppo Fiat, in modo da andare a fare l'assemblea, da parlare, discutere e rimettere nelle condizioni i lavoratori di scegliersi i loro delegati. Poi questa vicenda parla anche al Parlamento e alle forze politiche, dice che in Italia c'è un vuoto legislativo e c'è bisogno di una legge sulla rappresentanza, e io penso che anche questo è l'altro punto che noi poniamo con forza nella discussione.